Quarto pareggio stagionale, il terzo consecutivo per l'Aquila di Pagliari, che di nuovo sul campo di Pontedera impatta per 1-1 contro l'ottimo Tutto Cuoio. I rossoblù, a tratti arrembanti e padroni del campo per tutto il secondo tempo, vanno sotto dopo neanche due giri di lancette per l'infortunio di gioco del portiere Zandrini, salvo poi recuperare il punteggio con Scrugli già a cavallo della mezz'ora. Nella ripresa, nonostante numerosi assalti alla ricerca del vantaggio, il risultato non si schioderà fino al 90esimo. Dalla Toscana l'Aquila torna in Abruzzo con un pizzico di fiducia in più, grazie al carattere e all'intraprendenza mostrate sia contro il Pontedera che contro il Tutto Cuoio. Manca però all'appello ancora una volta la prima vittoria stagionale e con essa diversi punti di una classifica sempre più povera a dispetto della caratura della squadra. Per la sfida al Tutto Cuoio dell'ex Gianmarco Ingrosso, Pagliari, orfano di Perpetuini infortunato e Pacilli squalificato, vara il suo solito 4-3-3 con Zandrini tra i pali, difesa 4 con Scrugli e Petrelli sugli esterni e Zaffagnini e Capitan Pomante al centro. In mediana con Cora Pimetodista, spazio a Zappacosta e a Manuel Mancini. Perna, boa centrale, supportato dalla velocità di San Domenico e dalla classe di Tommaso Ceccarelli. La cronaca. Passano solo due minuti dal fischio d'inizio e il Tutto Cuoio è già in vantaggio. Conate dalla tre quarti spara un campanile velenosissimo, Zandrini fuori dei pali si fa ingannare e il pallone, sfiorato appena, rotola lentamente in fondo al sacco. Frittatona del portiere rosso-blu, come si vede nel replay, completamente fuori posizione. L'Aquila però non ci sta, prova subito a reagire con Tommaso Ceccarelli, il sinistro, largo, non di molto. Ancora L'Aquila poi con Scrugli, il traversone in spaccata, San Domenico non trova la porta. Al minuto 28 l'Aquila però trova il pareggio, Scrugli si trasforma in Giotto e disegna questa parabola imprendibile per Bacci, 1-1 e tutto da rifare per il Tutto Cuoio nel replay. Riammiriamo la splendida traiettoria del fluidificante ex Pescara. Il Tutto Cuoio però non ci sta, prova subito a reagire con questo colpo di testa di Colombo che chiama la grande risposta a Zandrini. Poi Ceccarelli ancora, il sinistro largo. Ancora Colombo dalla distanza, ci prova al minuto 42, Zandrini con i pugni deve respingere. Quindi Corapi sul finire del primo tempo con questa punizione bloccata in due tempi da Bacci. Nella ripresa la più grossa opportunità è subito per l'Aquila, San Domenico, tiro cross, perna corregge di un filo al lato, l'occasionissima. Al 54esimo la risposta del Tutto Cuoio, la conclusione sul fondo di Colombo, quindi al 58esimo San Domenico per Ceccarelli, imprecisa la conclusione aerea. De Francesco dentro per Del Pinto, troppo profondo, Del Pinto che poi al 93esimo si esibisce in questa rovesciata che non trova però fortuna. Finisce così 1-1 a Pontedera per l'Aquila, ora inizierà una nuova settimana molto delicata che porterà la sfida di sabato contro il San Marino. L'occasione è di quelle da non fallire per centrare finalmente i primi tre punti in campionato.